Sono tutti a mangiare. Sì, hai ragione. Allora, buonasera a tutti, purviste e purviste, siamo qui con il secondo appuntamento per intervistare il nostro Marco Lodadio, perché ha detto un sacco di cose interessanti durante la prima intervista che abbiamo già caricato sul nostro canale YouTube, quindi vi ricordiamo di andare a seguirlo. Mancavano un po' di domande dalla volta scorsa e non potevamo non farle, anche perché mancavano quelle che avete fatto voi, quindi quelle un po' più importanti. Andiamo avanti, prossima domanda. Quali sono i consigli che daresti tu ad un ginnasta che vuole iniziare a specializzarsi agli anelli? Cioè, per esempio, esercizi propedeutici, queste cose qui. Quando iniziare? Sì. Allora, io direi che secondo me gli anelli sono uno di quegli attrezzi che è sempre un po' discriminato da quando si è piccoli fino a una certa, perché comunque si dice che comunque danneggino le spalle, eccetera. In realtà la parte di forza, se fatta con assistenza, quindi se fatta con certi carichi giusti, è meglio rispetto alla parte di slancio. Quindi secondo me è un po' un falso mito quello che gli anelli spaccano le spalle perché fai la croce. Gli anelli spaccano le spalle perché tu fai la croce senza essere in grado di farla, o perché comunque fai lo Jonasson a cavolo e ti frantumi tutte le volte, o magari fai i volta braccia, gli slanci in verticale, prendi strattonate, cose. Cioè, la parte di forza è una parte comunque necessaria proprio al movimento, nel senso, qualsiasi cosa tu fai, tu stai comunque sprigionando forza. È il concetto di quanta forza tu devi utilizzare per te stesso. Quindi, che ne so, mi dici, i ragazzini a 14 anni devono farla la rondine? Certo che la devono fare la rondine, se vogliono un minimo iniziare a fare la parte di forza. Come la fai? Ad esempio con la carrucola, con l'assistenza, oppure con l'assistenza dell'allenatore, oppure con vari esercizi che possono portare a quel tipo di cosa. Li possono usare i pesi? Sì, se il carico è fatto a dovere, se le leve sono utilizzate in maniera tecnica corretta, sì, perché no? Qualsiasi cosa è movimento e qualsiasi cosa è prevenzione ai traumi. Bisogna andare per gradi. La cosa più importante non è tanto cosa si vuole fare nella ginnastica, ma quanto tempo ci puoi dedicare alle cose e con che testa. E il problema è che a 15 anni non capisci niente e quindi ti sfondi. Questo è il problema. Gli anelli comunque a livello con la forza si lavorano secondo me dal prima possibile con i giusti accorgimenti, quindi il ginnasta che si vuole specializzare agli anelli secondo me non ci avrà neanche bisogno di specializzarsi totalmente agli anelli, perché saranno proprio, se tu lo lavori insieme, diventerà una cosa che piano piano arriverà da sola, anche a capire se tu sei adatto a specializzarti agli anelli o meno. Se tu a 14 anni, 13 anni inizi a mettere le basi per un lavoro di forza fatto bene, quando arrivi a 18 tu quel lavoro di forza sai se è un ragazzo che può comunque spingere o meno. Quindi ad esempio adesso si utilizza molto questa machine esterna, mo la chiamano dream machine, noi la chiamiamo carrucola semplicemente, aumentando adesso l'ausilio di queste carrucole esterne con i pesi laterali. Quella è una figata, perché tu hai veramente il giusto metro di quello che tu stai facendo. Quanta forza sto sollevando? Sto sollevando il mio peso meno questi chili che ho messo. Calcolando che la carrucola può levare in percentuale una parte del peso, ti fai due conti più o meno, dici ok, 10 kg, ok, quante ripetizioni riesco a fare, quanto sto lontano dal mio massimale, e il mio massimale deve essere, se io faccio la rondine, deve essere la rondine. Se il mio massimale è la rondine scaricando 5 kg, vuol dire che poi dall'inizio a scendere, allora puoi iniziare a fare dei calcoli un po' più sulla percentuale. Però mai niente più della sensazione. Quando c'è il muscolo tumefatto che non può più lavorare, tu ci lavori sopra, da una parte te la stai a cercare. Essere un minimo intelligenti e capire quando ci siamo noi mettendo in testa che non c'è trippa per gatti, perché è una giornata che non ci va proprio assolutamente di spingere, oppure è una giornata che stiamo andando oltre il limite che magari il corpo ci consente. Questo. E continuando a parlare appunto di forza, Danelli, in questo periodo sta spopolando il calisthenics. Cosa pensi te insomma del calisthenics? Come un buon calistenico, se potesse fare bene anche nella ginnastica o viceversa, e se hai intenzione di entrare anche te in questo mondo magari un giorno? Allora, in realtà io con il calisthenics già ci collaboro, nel senso, io non reputo calisthenics ginnastica, fitness, funzionale. Io reputo, tu che cosa vuoi fare? Le verticali, le orizzontali, le faccio pure io, è la stessa cosa. Stiamo a parlare di due cose completamente diverse, di un
mondo. Se crea questa diversità è perché c'è la testa umana che vuole creare una diversità nelle due cose, ma in realtà parliamo dei principi della ginnastica, quindi non parliamo di niente di più, niente di meno. Quindi se mi dicessero vuoi collaborare con il calisthenics, te va magari te fa. Io ho fatto anche 3 o 4 workshop con la maggior parte degli atleti che erano calistenici, quindi non è questo il problema. Io parlo di movimento corporeo che è uguale per tutti, quindi una volta che tu sai questo e parti da questo presupposto. Però è bello il fatto che il calisthenics possa rappresentare la libertà di esprimere tante cose che prima non si facevano, cioè un tipo di allenamento che comunque è figo. E io rivedo comunque quel tipo di allenamento con persone che ad oggi conoscono la ginnastica tramite anche il calisthenics, perché, e questa cosa un po' è brutta da dire, però è anche così, che magari ti dicono guarda, a mio figlio lo porterò a fare ginnastica perché mi rendo conto che magari io da piccolo invece di andare subito a giocare a calcio sarebbe stata una cosa figa fare ginnastica. Ti riconoscono questa cosa dal valore comunque che gli ha dato, anche questo senso di libertà di poter fare degli allenamenti anche da più grandi, anche senza avere comunque limiti di tempo, perché non è una lezione, tu lo puoi fare da solo, lo puoi fare all'aperto. Comunque è una cultura, anche se è fatta bene, cioè una cultura che, nel senso, se non c'è troppa ignoranza in giro, è una cultura figa, perché comunque aumenta la cultura dello sport in generale, aumenta la cultura anche del nostro sport. Quindi sono ovviamente pro a questo tipo di movimento che si è creato, quindi sì, se ci sarà da fare cose ovviamente le farò con molto piacere. Parecchi anni fa in Serie A hai gareggiato per la nostra società, la Junior 2000, e in quei tempi hai iniziato a portare i primi Roche a volteggio. Voi calcolate, in quel periodo lì stavo praticamente ritornando a fare un po' le gare, perché avevo 17 anni, mi dicevano vabbè dai, prepariamo gli europei. Io li volevo fare e non li volevo fare, stavo proprio in quell'età che era una testa di cavolo enorme, quindi praticamente secondo me Gigi mi faceva fare il volteggio soprattutto perché era l'attrezzo dove mi poteva tenere più tempo col minimo impegno fisico, perché comunque durava 3 secondi, quindi era una fatica concessa, però mi concentravo un po' più su quello. Gli anelli proprio no, non li calcolavo. Poi c'erano tutti i riflettori puntati su Antonello Compagnoni, Alessandro Compagnoni, che sono praticamente due bestie, che sono nate bestie, erano proprio forti da subito. Cioè Antonello io penso che si è messo in rondine e l'ha fatta, non è che è stata una cosa che dici vabbè allora ci ha dovuto lavorare. Quindi praticamente io quando c'avevo quell'età ero molto reattivo, ero molto esplosivo, però per gli anelli non gli piacevo tanto a Gigi, quell'attrezzo sì, fallo, però non ci sta a perdere. Poi vogliamo chiederti come affronti le gare, cioè come ti prepari, cosa pensi? Allora, diciamo che generalmente cerco di rimanere più concentrato possibile sull'esercizio quando serve, e per il resto cerco a volte di spegnere il cervello, infatti a volte dormo pure. Io mi ricordo prima di Doha stavo a dormire, tutti stavano iniziando a scaldare, io dormivo, stavo ancora appoggiato da una parte, poi a un certo punto mi sono alzato e ho detto sì, è arrivato il momento dove inizio a spingere, e ho iniziato, perché comunque dovevo staccare la testa da una cosa così grande. Poi dipende dalla gara ragazzi, cioè dipende tantissimo da quello. Ovviamente la Serie A la faccio proprio con piacere, è una gara che mi godo, me la vivo bene, me la vivo con la squadra, quindi è figo. Cioè comunque è una squadra che ho portato anche io da quando ho fatto la Serie A2, abbiamo vinto il campionato in A1, eravamo gli ultimi della A1, siamo iniziati a prendere un po' dei podi, quindi è stato figo. Poi senza prestiti, roba, tutto comunque fatto da, diciamo, tutta farina del nostro sacco, è stato figo. E quindi lì, per dirti, la gestisco in maniera diversa, cioè me la vivo con la voglia di fare la gara più che altro. Invece le altre devo stare, mi sento che devo stare attento, dico qui non devo fare cazzate, devo cercare di tenere il cervello lucido su quello che serve. Infatti l'accuso tanto, mediamente quando c'ho un periodo che di quel tipo di gare, che preparo quel tipo di gare, non mi si può tanto stare vicino, divento ingestibile. Se fate una diretta con Gigi un giorno lo dice lui. Parliamo di un argomento un po' scomodo, parliamo di Covid. Ti volevamo chiedere come e quanto sei riuscito ad allenarti in quarantena e come è stato poi il rientro in palestra. Allora, beh, diciamo che comunque non è stato semplice proprio il percorso da quando è partito il Covid, perché comunque ha generato parecchie situazioni scomode un po' a prescindere. Cioè comunque io un po' la mia operazione la devo anche a questa faccenda, perché comunque ero in un momento nel quale stavo puntando alle Olimpiadi e avevo questo fastidio alla spalla che però era veramente in secondo piano. Nel momento nel quale stavano iniziando a dare le prime notizie dello slittamento poi delle Olimpiadi, mi sono trovato a iniziare a capire che questa cosa stava diventando veramente tanto tanto seria.
e quindi da quel momento in poi è cambiato un po' il tutto. Poi c'è stato, durante proprio il giorno del mio compleanno, l'annuncio ufficiale comunque dello slittamento di un anno, e da lì proprio io sono tornato in palestra, penso con non so descrivere l'animo che potevo avere nel continuare proprio agli allenamenti verso l'obiettivo che sfumava di un anno. Cioè è una cosa catastrofica proprio per un atleta, perché comunque è l'obiettivo più importante che ti sei proprio riuscito a guadagnare durante una carriera, e quindi vederlo sfumare così è terribile. Quindi diciamo che da quel momento in poi anche il mio fisico ha iniziato un po' il suo declino, la mia spalla ha iniziato ad avere un po' più di problemi, sicuramente un po' l'aspetto psicologico, un po' la tipologia di allenamento che comunque diventava meno accurata, eccetera. Quindi da lì ho iniziato a prendere in considerazione questa cosa. Quindi da lì poi il lockdown c'è stato, eccetera, il rientro in palestra, la mia operazione, eccetera. Adesso, non so se avete visto, ho fatto un orizzontale agli anelli, veramente ieri è stata una giornata felice, perché sì, quell'attimo che dici qualcosa sta tornando veramente, perché fino ad oggi era tutto in forze, nel senso lo sai che comunque tornano le cose, sai che comunque ti rimetti, però finché non ci rimetti proprio la mano, io non dico mai non si dice che c'hai il gatto se non ce l'hai nel sacco. Allora, è uscito un nuovo DPCM in queste ultime ore, no? Però noi non ci abbiamo capito tanto. In realtà volevamo semplicemente chiederti cosa pensavi della situazione delle palestre, piscine, cose così, con queste restrizioni dal penultimo, in realtà, DPCM. Di una situazione veramente difficile per tutti quanti. Io lo vedo nella palestra dove mi alleno, lo vedo nelle palestre un po' più nelle realtà, diciamo, normali. Questa cosa sta sconvolgendo tutto, perché comunque alcune strutture non si possono permettere neanche di rimanere aperte per poter coinvolgere il quantitativo di atleti che comunque è stabilito per gare nazionali, eccetera. Perché poi lì vanno in conflitto il fattore di metri a persona, sanificazione, poi ci sono comunque pochi iscritti, poi c'è quello. Quindi io vedo comunque una mezza catastrofe a livello sportivo, perché è realmente importante per queste realtà che invece si possa comunque avere la possibilità reale di fare un'attività, di portare avanti questo sistema. Io poi comunque non la vedo questa, la vedo una cosa critica, diciamo a 360 gradi, cioè sicuramente anche la parte della ristorazione ci avrà delle conseguenze, ma questo comunque non è il mio campo. Io parlo per sicuramente cose un po' più concrete che ho io di fronte, e la vedo difficile. Adesso non lo so, comunque siamo in un periodo completamente strano e non saprei dirvi, ragazzi. Beh, passiamo a parlare di cose belle. In molti ce l'hanno chiesto e vogliamo parlare di matrimonio. E volevamo chiederti quando hai iniziato a pensare alla proposta e com'è stato proporti alla tua ragazza. Allora, partendo dal presupposto che io sto con la mia ragazza da 8 anni, noi ci siamo conosciuti che nel 2012, ok? Quindi ormai iniziavamo praticamente a diventare sempre di più nel tempo una coppia formata, ok, avviata verso un percorso di vita, che comunque conviviamo da un paio d'anni, abbiamo comunque passato, diciamo, fasi importanti nella nostra crescita comunque a livello di coppia, io soprattutto, perché io sono stato sempre quello della coppia, un po' il peggio della coppia, diciamo, ok, quello che ha più problemi. Quindi sotto quel punto di vista io ci ho avuto un sacco di volte, comunque per il tipo di vita che facevo, per quello che comunque era la tipologia proprio di vita che svolgevo, perché non è mai avere comunque la stabilità di stare sempre in un posto tutti i giorni, comunque ci stanno gli allenamenti da una parte, poi parti in collegiale, parti un mese, poi c'è la gara, poi c'è quel... Comunque non è semplice instaurare un certo tipo di relazione, e sotto quel punto di vista ci sono stati un sacco di dubbi anche da parte mia, cioè comunque per capire se realmente poteva essere una coppia, cioè se poteva essere un discorso che poteva portarci a diventare qualcosa verso il futuro. E questo comunque nel tempo io l'ho sempre di più capito, e mi ci ha portato anche il lockdown a capirlo, perché comunque siamo stati un mese, 40 giorni a stretto contatto tutti i giorni. Ho detto, ecco, questa è la prova del 9. Se ci sono riuscito adesso, o comunque lei è riuscita a sopportarmi per tutti questi giorni, probabilmente è la scelta giusta. Sì, perché comunque quello che stiamo costruendo, secondo me, è la cosa più importante. Ci è piaciuto tanto, e io comunque poi quel giorno ho detto, io in realtà la volevo fare durante una gara,
Poi vabbè, il Covid è una cosa, è un'altra, non è più stato possibile, quindi la proposta poi l'ho fatta così. In realtà poi è uscita perché c'era mia sorella che ha fatto il video, l'ha fatto uscire subito su Instagram, ma io l'avrei tenuta a quel punto anche molto più riservata. Perché poi la scelta reale di farlo è stata fatta nell'ultima settimana prima, cioè nella settimana precedente, quindi era un po' una cosa che l'avevo sempre immaginata da un po' di tempo, da tipo un annetto precedente a quel giorno, però poi comunque per farla realmente non avevo mai calcolata concreta, ok, sì, la faccio in questo periodo, la farò qui, la farò lì, quindi è uscita in quel momento lì e è stato figo perché comunque, cioè, me la sono sentita e quindi è stata una gran cosa. Passiamo avanti, siamo arrivati alle domande dei nostri followers e tuoi fans. La prima è una domanda di Gaia Serafin che ti chiede: cosa si prova a conquistare il pass per le Olimpiadi? Beh, tutto, perché comunque in quei momenti, non so se avete visto, cioè io piangevo, no? Io non piangevo per la medaglia in quel momento, io stavo piangendo perché finalmente potevo dire di poter partecipare alle Olimpiadi. A prescindere da tutto è proprio quello, è l'essenza di quello che stai facendo. Tutto si riduce a quell'attimo nel quale tu conquisti quel passo. Perché poi sì, sono una persona abbastanza emotiva, ma neanche troppo, cioè nel senso non è che piango così facilmente, non è che... Però lì c'è stato uno scarico di tensione, una serie di cose e mi sono fatto un paio di pianti. Vabbè, diciamo a quelle mondiali piango spesso, perché ho pianto a Doha, ho pianto anche a Stoccarda, quindi sì dai, diciamo che mi posso fare un piantarello per una medaglia. Poi tutte le volte pure Andrea Russo si fa un piantarello, avete visto pure lui. Sì, perché poi in quel momento te la vivi un po' da bambino, capito? È quell'attimo nel quale dici: ho conquistato questa cosa. Proprio in maniera così materialista, ok? Quel materialismo però da bambino che dici: ho coronato quel sogno con questa cosa. Poi dopo inizi a capire che quello che comunque stai facendo, eccetera, eccetera, cioè è un percorso diverso che piano piano comunque si modifica anche nell'atteggiamento della conquista di quel pass e di quello che saranno per te le Olimpiadi. Però in quel momento è proprio l'attimo nel quale tu sei gioia pura, ok? Sei riuscito a fare quello che volevi fare praticamente. Poi ovviamente all'Olimpiadi ci vai con la testa di voler uccidere qualsiasi cosa trovi davanti come un Terminator, però lo costruisci nel tempo, cioè poi quella è un'altra carica che tu dovrai avere, tu dovrai ricaricarti da zero e ricostruire tutto quello che poi è la tua grinta agonistica per paccare quando serve, più o meno è questo quello che è. Allora, prossima domanda di Giovanni Manzana, spiega bene cosa saranno i video che farai prossimamente. Ok, allora diciamo che in questo periodo, come avevo detto già, c'è stata questa esigenza di ricorrere tutti quanti all'utilizzo della palestra fai da te, diciamo, e questo mi ha molto coinvolto nel pensiero comunque comune del che rottura delle scatole se ricomincia da capo un'altra volta da casa. Quindi in questo senso ho iniziato a fare un po' di video per questo tipo di progetto, diciamo, cioè il provare a far vedere esercizi fatti comunque anche da me, che potrei essere un punto di riferimento per la tipologia di allenamento che faccio, ma che comunque utilizzo degli esercizi che sono anche alla portata di tutti, dove fatico pure io, non è che sono un supereroe, capito? Questo il senso, era questo un po' il senso della cosa, senza far vedere sempre solo il ti faccio vedere come faccio la croce, come faccio la rondine, anche perché adesso manco la faccio, quindi a prescindere non te la posso far vedere. Però era questo un po' il discorso e piano piano sto cercando di farlo adesso con Alessandro, con Funzionale da Instagram, faremo una diretta dove anche lui farà una parte un po' più a quel punto strong, magari, perché comunque lui spinge forte. Magari io mi alleno nel momento nel quale faccio una parte un po' meno forte, quindi vorrei coinvolgere un po' a 360 gradi la tipologia di allenamento che si può svolgere anche da casa, ok? Che potrebbe essere il calisthenics come un allenamento funzionale, come un allenamento ginnico che potrebbe essere sfruttato da una parte e dall'altra. Comunque, quando parlavamo l'altra volta del calisthenics e di quello che pensavo, più o meno lo stesso principio. Sì. Per me è tutto movimento. Poi che tu lo voglia cambiare in un modo o in un altro, quello che fai, quello che non fai. Allora, se vai a ragionare su certi movimenti, noi facciamo delle posizioni di Pilates. Io ho fatto 30 secondi di croce, oggi ho messo il video perché me lo sono ricordato, ho detto ammazza, ero forte. Potrebbe essere definito come Pilates, 30 secondi di posizione isometrica, diciamo che più o meno potremmo iniziarlo. Quindi era tanto per dire, era per scherzare, però comunque nel senso che secondo me è un po' questo, la cultura dello sport a 360 gradi, via, del movimento e di quello che comunque è un allenamento fisico che può essere definito
ginnido funzionale / ginnico / calistenico. Decidete, poi lo deciderà chi lo farà questo. Poi è un progetto che vedremo se si evolverà, perché comunque alla fine questa è una cosa che sto facendo più per un fattore, diciamo, di solidarietà piuttosto che di progettualità a lungo termine. Vediamo, perché comunque alla fine però mi fa piacere poter dare, ecco, dei riferimenti, degli input, e vedremo, magari se si evolve qualcosa vi faccio sapere e magari mi seguite. Passiamo alla prossima domanda. Sara Velluti ti chiede: sciogli il mistero su cosa diceva Nicola Bartolini ai mondiali dopo il tuo esercizio in finale agli anelli. Lo porto io. Diventa a Tokyo, lo porto io, loda a Dio, lo porto io. Io guarda, io dalle giù ho capito questo, poi l'audio non l'ho mai più risentito, quindi... Va bene, dai, sciolto il mistero, abbiamo tutti capito. Avevo capito, dai. Allora, andiamo avanti. Martina Simone ti fa una domanda in cui mette in relazione due realtà un po' diverse. Ti chiede se è stata più emozionante la medaglia ai mondiali o chiedere alla tua fidanzata di sposarti. Beh, dai, queste sono due cose, diciamo, completamente diverse. Una la vivi da egocentrico, l'altra la vivi da coppia, via. No, okay, non si può dire. Diciamo che egoisticamente parlando, la medaglia al mondiale è stata una cosa che magari, ecco, neanche me l'aspettavo, è stato un colpo al cuore. Quello invece è una proposta che facevo io, alla fine l'emozione più grossa l'ha provata lei, in realtà, perché magari si è trovata... Oh mio Dio, questo che cavolo, ma che gli ha detto la testa, capito? Un po' magari è stato questo. Altra domanda dai follower: Valentino Sorge, salto preferito al volteggio? Allora, diciamo che generalmente ormai il draculesco mi piace proprio farlo, perché comunque lo posso fare come, cioè, lo decido io, comunque è un salto che è mio, quindi lo gestisco molto di più. Non parliamo più di stoccarda, l'ho sbagliato lì, però comunque, a prescindere, ne ho gestiti tanti, diciamo. Però in realtà, a livello di divertimento, mi sono divertito tanto quando ho provato tipo il Tsukara, quando facevo quel periodo lì, quando facevo pure, da ragazzino provavo un salto che era rondata, mezzo giro, ribaltata, carpio mezzo. Cioè era una cosa proprio che prima di partire me ne andavo a vomitare, dicevo porca vacca, aspetta che c'ho un attimo 3 secondi. Sì, perché se facevano ste, per fare dei test nazionali eccetera, se facevano sti, tipo dovevi fare un salto di ogni categoria, e c'erano anche lo Yurchenko eccetera, io quel periodo Gigi mi faceva fare come un kamikaze qualsiasi cosa, e quindi io ci provavo, ok? Quindi volteggio, allora diciamo che da vedere mi piacciono un sacco quei salti lì, tipo l'Xiao Peng ad esempio mi piace tantissimo, però da farlo no, cioè non è un salto proprio tecnicamente adatto a me, sono troppo più prepotente rispetto a così tecnicamente perfetto, ok? Quindi sarebbero più gli schianti che le cose buone, mentre da fare il Draculescu. Però diciamo che a livello di adrenalinico eccetera, i salti dietro sono i peggiori, quelli assolutamente sono i peggiori, mamma mia. Allora, beh, Team Macchini Ludadio chiede: cos'è una cosa che ancora non hai fatto e che vorresti fare? Credo in generale, non ha specificato. Allora, vorrei, che ad esempio, girare l'America, mi piacerebbe, sì, ok, facciamo questo piccolo sogno personale. E a livello sportivo, niente, mi piacerebbe trovare quel modo di essere ricordato quanto Yuri Keki. Ma perché comunque per me è talmente un punto di riferimento che questa cosa sarebbe una cosa fighissima, capito? Dici, cioè, sono riuscito a essere messo realmente a paragone con una persona così forte. Team Macchini Lodadio ha fatto un'altra domanda: un errore che il Marco di adesso non farebbe? Quello di iniziare a pensare da atleta tardi. Se avessi comunque l'esperienza, un briciolo di esperienza di quella che ho adesso, avrei iniziato sicuramente a spingere come dovevo e a pensarla nel modo giusto prima. Ultima domanda dei follower: il grandissimo Andrea Massaro chiede di raccontare com'è stato il tuo ultimo Yamabaki alla sbarra. Allora, forse non so se lui si riferisce a una gara, però quella non era l'ultima gara, che una volta io praticamente ho fatto sto Yamabaki, sono partito e mi sono ritrovato in piedi sulla sbarra in gara, dritto proprio, preciso. Quindi che ho fatto? Mi sono girato, ho fatto tanto dall'altra parte e ho continuato. Però sto Yamabaki, sono andato dritto, ho fatto porca vacca, mi sono rigirato. È quell'attimo che parti, dici sì dai, mo faccio sto salto, poi lo prendo così e vado avanti. Che poi vado avanti. Cioè, parliamo della cosa più difficile dell'esercizio, quindi non è che stiamo a fare chissà che cosa. Solo che magari io comunque quel salto lo riuscivo a fare abbastanza bene, mi ricordo che comunque la maggior parte delle volte lo facevo bene, quindi magari non mi preoccupavo, ecco, addirittura pure
un esercizio del cavolo, sbagli pure quello. Domande, proprio le ultime due velocissime in chiusura. Vai. Allora, prima domanda, vediamo se dice, ci deludi come tutti gli altri oppure ci darai ragione. Magnesio o magnesia? Magnesio. Il primo! Sì. No, dai, no, finalmente abbiamo trovato uno che lo dice bene. Cavolo, dopo no, sei... La magnesia è troppo milanese per me come oh, ottimo. E poi la domanda ultimissima, rispondi bene, bro. Collegare la Parvis o sniffo magnesio? Animaccia vostra. Ma che me fa di così, di gattini, certo, qua, eh? Siamo dei bambini, siamo perfidi. Allora facciamo così, visto che voglio comunque essere sempre sincero. Allora, tendenzialmente io ho sempre seguito più voi, perché comunque siete la pagina che è nata in un certo momento, vi ho conosciuto proprio nella nascita, quindi vi ho visto crescere, diciamo. Loro è una pagina che ho scoperto più in là, e quindi diciamo che con voi c'ho un legame maggiore, ok? Siete contenti, bastardi? apprezziamo. Ci stiamo commuovendo. La cremuccia? Ok. Bene, ottimo. Bene, con questa magica domanda abbiamo concluso. Grazie mille, è stato fantastico. Grazie a voi, ragazzi. Grazie che ci hai concesso anche due sere, che non avevamo finito, quindi veramente sempre gentile e disponibile, quindi grazie. No, ma ci mancherebbe, ragazzi, è stato un piacere per me. Anche per me. In bocca al lupo per tutti. In bocca al lupo a voi. Ciao Marco. Ciao. Bene, ragazzi, abbiamo finito. Siamo stati abbastanza veloci. Sì, siamo stati, dai, mezz'oretta. E niente, abbiamo concluso. Buona serata a tutti e ci vediamo con una prossima intervista. Ciao, ragazzi. Ciao. Buona serata.